Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Torre del Greco, finalmente per la presentazione del libro di Rosalba Volpe, Il mare che ho dentro. Allora, Rosalba, facci vedere innanzitutto la copertina del libro, che ci teniamo tanto, anche perché poi, lo dobbiamo dire, all'interno ci sono 5 tavole disegnate da due amiche che hanno fatto veramente un lavoro grandioso. È stata una bellissima presentazione. Parlaci un po' delle tue emozioni scaturite non solo dalla produzione del libro ma anche dalla giornata odierna. Oggi è stata una giornata veramente molto intensa. Quando si realizzano i sogni e la possibilità di concretizzarli, di viverli fino in fondo, è un momento molto molto forte. Credo che ognuno meriti di vivere il giorno in cui vede fattivamente realizzata la propria missione, la propria idea di vita. E oggi per me è stato questo. Io ho vissuto tante esperienze belle, quelle della maternità, quella della maternità in primis, i vari titoli acquisiti, quindi giorni di grande soddisfazione. Ma oggi sono nei miei panni, in quello che voglio essere e in quello che vorrò essere ancora. E noi ti auguriamo di essere una scrittrice, perché io ho letto personalmente il libro, poi abbiamo avuto l'onore della lettura di alcuni passaggi del professor Borriello, che è stato veramente grandioso, quindi vi invitiamo ad acquistarlo questo libro e a seguirti sulla tua pagina Facebook, che è proprio quella del Il mare che ho dentro. Ripetiamo la copertina, così chi vorrà insomma potrà acquistarlo. Mi raccomando, seguite Rosalba Volpe, perché Rosalba veramente è una rinascita, secondo me, questo libro, giusto? Grazie Cristiano, ed è proprio così, una rinascita, la voglia di farcela, e ce l'ho fatta. Grazie a tutti.